Uè, oggi parliamo di intelligenza artificiale, due parole che tutti noi abbiamo sentito centinaia, migliaia, milioni di volte e che stanno ad indicare tutte quelle attività, quei meccanismi che fanno sì che una macchina assuma delle capacità tipicamente attribuite all'essere umano, come il ragionamento, la pianificazione e la creatività. Due parole che fanno paura all'uomo della strada, ma che rappresentano un'opportunità mai vista prima proprio per la capacità delle macchine di svolgere tutte queste funzioni in modo molto più veloce e senza i limiti tipici dell'essere umano. Ma come il 99% dei film di Hollywood ci ha insegnato, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. O muori da eroe o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Ma soprattutto, I'll be back. Secondo l'ultima pubblicazione di Reporter Senza Frontiere, l'intelligenza artificiale sta creando scompiglio nel mondo dei media per via di strumenti che digeriscono contenuti e li rigurgitano in sintesi che violano i principi di rigore ed affidabilità. Insomma, in poche parole, sembrerebbe che l'automazione e la velocità di esecuzione rendano l'intelligenza artificiale un'arma a doppio taglio in grado di amplificare la disinformazione presente online. E in effetti, ad oggi, l'uso di risorse che fanno uso di intelligenza artificiale permette di creare fake news qualitativamente migliori e in modo più efficiente. Qualitativamente migliore perché, ad esempio, permette di creare immagini taroccate con un livello di realismo estremo. Ad esempio, la quinta versione di Midjourney, un programma di intelligenza artificiale che genera immagini, ha alimentato i social media con foto false sempre più plausibili e non rilevabili, come ad esempio Donald Trump arrestato, Julian Assange in coma con una camicia di forza o il Papa in uno stilosissimo piumino Moncler. Ci sono poi i video, e quindi come non citare i deepfake, nome affibbiatogli nel lontano 2017 quando cominciarono a circolare nell'ambiente da sempre motore delle innovazioni dell'umanità. I porno! Ad oggi i deepfake non sono ancora usati estensivamente per fabbricare fake news, ma con l'avanzamento delle tecnologie non è difficile immaginare il caos che potrebbero portare online. Soprattutto da quando si è aggiunta la nuova frontiera, ovvero i programmi in grado di taroccare anche gli audio. Ad esempio, è con viva e vibrante soddisfazione che vi parlo ora con la voce del nostro presidente Sergio Mattarella. Ok, non era perfetto, ma l'ho prodotto seriamente in 30 secondi e questo apre le strade a nuovi incredibili modi di sfornare fake news. Pensate solo a cosa si possa far circolare online in questo modo. Insomma, se già la gente fa fatica a capire che questa è un'immagine falsa, chissà con audio e video a supporto a cosa può credere. Ma l'intelligenza artificiale rende anche la disinformazione più efficiente perché non è solo in grado di creare contenuti più credibili, ma anche di programmare i contenitori, le casse di risonanza delle fake news. Ad aprile 2023 NewsGuard ha pubblicato un report in cui dichiarava di aver identificato 49 siti in 7 lingue diverse costruiti quasi interamente con modelli di intelligenza artificiale in grado di imitare la comunicazione umana. Dopo neanche 2 mesi, a giugno, i siti identificati sono arrivati a 166 in 12 lingue diverse. Scopo di questi siti? Generare contenuti clickbait per massimizzare le entrate pubblicitarie derivanti dai visitatori che cliccano sugli articoli. Come funziona? Ve lo spiego in breve semplificando, mi perdonino i guru del tech. Si parte da un sito con un titolo rassicurante, tipo Biz Breaking News, Daily Post e similari. Si allena tramite machine learning, dandogli in pasto una grande mole di articoli in modo da fargli capire come funziona il linguaggio umano, dopodiché lo si indirizza a caccia di articoli scritti da altri che vengono digeriti e rigurgitati ogni giorno sotto forma di centinaia di articoli scritti e rielaborati grazie all'uso di chatbot ed intelligenza artificiale, inventando news che suonano vere perché create sulla base di quelle trovate online, ma in realtà sono solo il frutto di una rielaborazione artificiosa. Ad esempio, partendo da una notizia tipo questa, che parla di un'esplosione a Milano l'11 maggio, si arriva ad un articolo tipo questo, che mischia date, luoghi e motivazioni, generando un testo scritto sulla base di quello che ha trovato online.
Ed essendo contenuti generati automaticamente senza un vero e proprio controllo, non si genera solo confusione e disinformazione online, ma vere e proprie bufale. Come quando è stata annunciata la morte di Biden. Eppure, il nemico principale dell'intelligenza artificiale potrebbe essere proprio l'intelligenza artificiale. Di fatto, da un punto di vista pratico, decidere se un contenuto sia fake o meno è il risultato di un processo di verifica dei contenuti, dei fatti, il cosiddetto fact-checking. Questo processo di fact-checking può dare esito positivo o negativo in base ad una serie di determinanti che possono confermare o ribaltare il contenuto, le classiche armi del fact-checker, la fonte, l'autore, le date, eccetera. Ora, considerando la mole di contenuti che giornalmente viene prodotta e condivisa sui social, è impensabile mettere lì centinaia di goblin fact-checker che sta lì a verificare ogni singolo contenuto. Serve qualcosa in grado di analizzare triliardi di dati a velocità inaudite. Serve l'intelligenza artificiale. Quindi, partendo dall'idea che il processo di identificazione delle fake news sia un problema di classificazione in cose vere e cose false, alcuni ricercatori hanno approcciato il problema con l'idea di sviluppare un algoritmo in grado, partendo da delle variabili predeterminate, di identificare un contenuto come vero o come falso. Mi spiego meglio, o peggio, insomma, ci provo. In breve, viene pubblicato un contenuto sospetto. Ok, verifichiamo la foto. È stata modificata? Sì? Luce rossa, fake news, è originale? Si prosegue. Verifichiamo il contenuto. I personaggi descritti sono coerenti con il luogo e il tempo o erano da un'altra parte? Sono incoerenti? Luce rossa, fake news. Sono coerenti? Luce gialla, si prosegue. La fonte a cui fa riferimento l'influencer X esiste? Dice ciò che dice lui? Luce rossa? Fake news. Luce gialla, si prosegue. E così via all'infinito fino all'accertamento della cosa. Nell'ambito delle fake news, per creare l'algoritmo sono state identificate due tipologie di variabili da considerare: quelle basate sul contesto social e quelle basate sul contenuto stesso. Nella prima categoria di variabili si va ad identificare da dove arriva il contenuto, chi l'ha creato, chi l'ha condiviso, chi ci ha reagito. E attenzione, sono delle cose che hanno delle implicazioni importanti, perché è come se andassero un po' a schedare gli utenti online. La seconda categoria di variabili invece è quelle vere e proprie sul contenuto, quindi la sintassi utilizzata, quanto è lungo il post, le parole che si ripetono, gli elementi incoerenti in un'immagine, eccetera, eccetera, eccetera. I ricercatori hanno creato il modello, l'algoritmo sulla base di queste variabili e gli hanno dato in pasto delle notizie vere e delle notizie false per allenarlo, per fargli apprendere e riuscire a categorizzare correttamente le notizie vere e quelle false, è ancora in fase embrionale. Tutto risolto, quindi in pochi mesi non vedremo più fake news? Non è detto, perché da un lato, allora innanzitutto questi meccanismi sono ancora imperfetti, e ci sarà una specie di gara, no? Tra la guardia e il ladro, tra chi crea i meccanismi di controllo delle fake news e chi crea le fake news, quindi bisogna vedere chi riuscirà a correre più veloce. E dall'altro, la cosa più importante, la comunicazione. Perché ormai è cristallino e sotto gli occhi di tutti come non basti dimostrare che una teoria è infondata per farla recepire a chi ne è caduto vittima, perché l'essere umano è refrattario ad accettare cose che vanno contro la propria ideologia, quindi bisogna essere bravi a comunicarlo e a non rendere antipatica la realtà. E niente, con questo chiudo le considerazioni per oggi, spero che il video vi sia piaciuto. Magari qualcuno potrebbe essersi accorto che ho diminuito un pelino le pubblicazioni, ma non vi preoccupate, non sto sparendo, tra 2, 3, 4, 5, 6 settimane, chi lo sa, tornerò più forte di prima con tante novità, purtroppo è un periodo piuttosto impegnato. Per non perdervi niente, iscrivetevi, lasciate un piace, un commento e seguitemi sugli altri social, trovate tutto in descrizione, Telegram, Instagram, TikTok, YouTube, non ne ho altri. Ciao!